Ragazze, sono tornata con un altro video. Questo sarà un video tutorial. Per realizzare questo tutorial qui mi sono ispirata a questa maglia con tutti questi colori verdone, color senape, fucsia, viola, azzurrone, ed ho realizzato questo trucco qui. Spero che si vede qualcosa. Ho acquistato anche un'altra luce, fatemi sapere voi, o comunque vi metto la foto in alta risoluzione, non fate caso ai capelli, ho fatto l'esperimento dei capelli mossi, che vi dirò, mi piacciono di più di lisci, perché lisci, non lo so, mi sembra una cosa troppo piatta, troppo morta, non mi sembra. Comunque, ringrazio tutte voi innanzitutto per le partecipazioni, siete in tantissime al giveaway, per tutti i complimenti che mi fate sotto ogni mio video, vi mando un forte bacio. Allora, ho fatto anche un nuovo tipo di tutorial, l'ho fatto più velocizzato, quindi fatemi sapere se vi piaceva più così o come era prima, un tutorial di 30 minuti, un altro poco. Insomma, vi faccio vedere cosa ho utilizzato. Per realizzare il tutorial ho utilizzato la palette da 100 colori di Elf e l'ombrettino della Fleur Mar. E vari prodottini come il blush della Project, la terra dell'Astra e l'illuminante della The Body Shop e le mie fedeli matite della Essence, della linea Long Lasting, precisamente la numero 17 e la numero 15, che secondo me questi due colori assieme sono davvero molto belle, le utilizzate assieme. E niente ragazze, io vi lascio al tutorial, scusate se faccio sempre così, ma cerco di aggiustarmi i capelli. Spero che il trucco vi piace, fatemi sapere con questa luce se si vedono un po' di più colori. Ho comprato tipo una lampadina LED dai cinesi per cercare di far vedere di più di colori. Io vi mando un forte bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze! Ragazze, applico per iniziare una base, utilizzo il matitone della NYX, poi vado a prendere dalla mia palette da 100 questo oro e lo vado a mettere su metà palpebra mobile, perché poi al centro andremo a stendere un altro colore. Quindi faccio una prima passata di colore. Poi vado a prelevare un altro po' di oro per intensificare il colore. Fatto questo, vado a prendere l'ombrettino della Fleur Mar, questo bellissimo rosa, e vado a mettere al centro della palpebra, sfumandolo verso l'oro, questo bellissimo rosa. Purtroppo dalla luce non si vedono i riflessi, ma sono davvero molto belli. Faccio un'altra passatina di ombretto, sempre per dare più intensità al colore. Riprendo la mia palette e faccio un miscuglio di questi tre colori, due verdi e un blu scuro. Prendo un pennellino angolato e vado a stendere il colore creando una V nella piega dell'occhio e lo sfumo verso l'esterno, appunto creando questa V. Vado a rimescolare i colori per intensificare la V e lo sfumo verso l'interno nella piega. Poi, per creare contrasto, vado a mettere nella piega dell'occhio questo bellissimo turchese. E lo applico solo nella parte esterna, nella V. Poi vado a prendere un pennellino da sfumatura. Per evitare il contrasto fra colore e il bianco dell'arcata sopraccigliare, vado a prendere quel marroncino e vado a sfumare i colori. Poi
Poi per illuminare l'arcata sopraccigliare, una volta fatto questo passaggio, utilizzo questo beige matte, dato che comunque tutti i colori che ho utilizzati sono o satinati o shimmer, utilizzo questo beigeolino. Poi vado a prendere la Long Lasting di Essence, questa qui bronzo, e la vado a mettere sotto le ciglia inferiori. Nella rima interna invece vado a prendere un'altra Long Lasting di Essence, la turchese, e appunto la vado a mettere nella rima interna. Prendo l'eyeliner e vado a fare una riga di eyeliner molto, un po' più, come dire, doppia verso l'esterno e sottile verso l'interno, altrimenti la sfumatura di colore non si vedrebbe. La porto verso l'alto per allungare l'occhio, come si può vedere. Secondo qui ho un problema con l'eyeliner per chiuderlo. Poi vado a prendere il mascara di pupa, il Vamp, e vado a dare di mascara sia sulle ciglia superiori che sulle inferiori, su quelle inferiori. Faccio un movimento a zig zag per allungare di più le ciglia. Stessa cosa faccio sotto. Faccio un po' di contouring. Adesso vado a mettere il blush e per questo tutorial utilizzo questo qui della Project, questo rosa pesca. Per illuminare la zona utilizzo l'illuminante della The Body Shop. E sulle labbra vado a mettere questo rossettino di Essence, il 42, questo fucsia violaceo. E niente, il tutorial è finito, io vi mando un bacio e al prossimo.